Guardate, il pranzo è servito. Ah, grazie. Salve. Ah, il pranzo è servito, eh? Ah, no. No, a voi credete, dice, Canale 5 ci offre tante belle cose, adesso ci offre anche da mangiare. No, non è questo. Il pranzo è servito è il titolo di un gioco quiz che fra poco vedrete condotto abilmente da me. Voi sapete che soprattutto per i giochi io sono abilissimo. No, a parte gli scherzi, è veramente un gioco quiz per il quale sono necessari dei concorrenti. Ogni quiz ha bisogno di un presentatore e dei concorrenti. Volete partecipare? E allora è semplicissimo, dovete inviare le vostre domande a Canale 5, Piazza Adriana 12, Roma. Attenzione, Roma, non Milano questa volta. Io chiedo soltanto da parte vostra di essere dei concorrenti un po' particolari. Sì, no, no, che dovete sapere tutto di quello, di quell'altro. A noi basta, basta un concorrente semplice che sappia rispondere, non so, a qual è il fiume più grande d'Italia, come si chiama il presidente della Repubblica, dove si incontrarono Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Quindi domande molto facili. Però domande facili che permetteranno di partecipare a un tipo di gioco in cui entrerà in campo la fortuna. E lì, se sarete fortunati, vincerete, se non sarete fortunati, beh, vincerete lo stesso qualche cosa. D'accordo? Allora io vi aspetto, inviate le vostre domande e poi ritroverete il pranzo è servito nella fascia mattutina di Canale 5, nella fascia di Buongiorno Italia. D'accordo? Allora mi raccomando, cerchiamo di giocare tutti quanti insieme, anche perché ho bisogno di gente dall'intuito pronto, dal riflesso facile, e sicuramente ne troverò tanti. D'accordo? Allora, presto, così mangeremo insieme, ci daremo del tuo e ci divertiremo. Allora Linda, prova un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ecco, sabato e domenica niente, perché il pranzo è servito, va in onda soltanto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Non perdetevi questa occasione. Il pranzo è servito e contrariamente a quello che accade in tanti ristoranti, qui il nostro menù abbastanza vario, un primo, un secondo, un formaggio dolce e frutta, anziché pagare il commensale, siamo noi che paghiamo il commensale. Un ristorante tutto strano, ma il pranzo è servito.